Oroscopo del mese. Luglio 2017. Ariete. Amore, ritorna il sereno nella vita di coppia. Con il partner, vivrete fantasie e desideri con ardore e passione. Fascino e magnetismo vi accompagneranno per tutto il mese, regalandovi sensazioni uniche, rare. Colpi di fulmine inaspettati vi faranno gettare nel dimenticatoio i momenti bui delle settimane passate. Venere invita i nati sotto il vostro segno a viaggiare, approfittando di intriganti compagnie. Saturno vi spinge a concretizzare i progetti in due. La posizione favorevole di Urano porta novità e sorprese in campo amoroso. Con un cielo così promettente, è quasi impossibile per chi è single non innamorarsi. Più che un amore stabile, ricercherete il flirt, un rapporto libero, indipendente, proprio come piace a voi. Lavoro, la vostra mente è un pullulare continuo di idee. Fissate scadenze e priorità e soprattutto, attenzione a fare il passo più lungo della gamba. Sappiate aspettare il momento giusto. L'irruenza, la fretta, non portano a nulla. Chi di voi sta cercando lavoro, riceverà molto presto notizie molto incoraggianti. Con i colleghi o con i clienti, adottate modi di agire meno bruschi e più dolci. Mostratevi comprensivi e usate la diplomazia per sciogliere e sedare i conflitti. Abbandonate le vecchie ostinazioni legate al passato ed apritevi al nuovo. Occasioni di rilancio economico davvero interessanti si avranno soprattutto nella terza settimana del mese. Le finanze si mantengono stabili, ma conviene non spendere più del dovuto. Toro. Amore, Marte contraddittorio vi rende nervosi, soggetti a repentini e improvvisi sbalzi d'umore che andranno inevitabilmente ad ingigantire i problemi con la persona amata. Rilassatevi e ragionate. Se c'è qualcosa che non va nel vostro rapporto, meglio discuterne senza polemizzare. Riscoprite le cose che sono davvero importanti per voi. Se l'amore c'è ed è vero e sincero, tutto può essere superato alla grande. L'oroscopo svela che i cuori solitari vivranno un periodo magico, un'amicizia è pronta a trasformarsi in qualcosa di più. Ci saranno rivelazioni importanti. Attenti alle gelosie, spesso infondate, provocate dal mancato superamento della fine di una precedente love story. Lavoro, non tutto va come previsto a causa dell'ostilità di Mercurio che vi rende un po' confusi. Nel risolvere in tempi record questioni lavorative di una certa urgenza, prestate attenzione a chi chiedere aiuto. Attenti anche a non iniziare più progetti contemporaneamente. Nonostante ciò, molti di voi riusciranno a concludere accordi importanti ed a superare con successo i colloqui. Seccature legali e burocratiche vi faranno perdere le staffe. Mantenete la calma, sul finire del mese, arriveranno novità tutte da vagliare scrupolosamente. Occhio alle spese pazze, meglio attendere tempi migliori. Gemelli. Amore, mese splendido per la vita di coppia. Il partner vi sorprenderà, vi regalerà momenti unici. Vi sembrerà di rivivere le emozioni bellissime dei primi tempi insieme. Un innamoramento che arriverà come un fulmine a ciel sereno, stravolgerà la vita dei cuori solitari. La passione divamperà all'improvviso, usate la testa, assicuratevi che non sia il solito fuoco di paglia. I single, inoltre, dovranno approfittare delle situazioni di mondanità per lanciarsi in nuovi incontri. L'attaccamento a certi luoghi, a certe abitudini va superato. L'oroscopo consiglia di uscire di più, frequentare bar e locali nuovi e di lasciarsi travolgere dal destino. Lavoro, occasioni importanti. Attenzione a non dare troppo senza ricevere nulla in cambio. Valutate attentamente le offerte. Mese ideale per iniziare nuovi progetti. Esigenze e imprevisti che nasceranno all'ultimo minuto, vi faranno perdere la pazienza, ma non mollate proprio adesso. Chi di voi sta cercando lavoro, deve armarsi di coraggio e credere di più nelle proprie capacità. Usate la furbizia nei colloqui, date sfoggio delle vostre migliori qualità. Portate avanti i progetti affidandovi a persone esperte. Non trascurate il loro prezioso aiuto. E soprattutto, non perdete la speranza, pensate a tutte le soluzioni possibili per realizzare i progetti che avete in cantiere, escogitate nuovi metodi. La mente è creativa e aperta alle novità. Approfittatene.
Cancro. Amore, non volete impegnarvi in una storia seria e duratura e vi metterete a caccia di prede con le quali vivere un eros intenso ma fugace. Attenti a non sedurre persone già impegnate o troppo confuse sui sentimenti. Le coppie avvertiranno il bisogno di uscire dal grigiore della routine che le opprime per ritrovare la sintonia e l'armonia di una volta. L'oroscopo svela che, a metà mese, le energie psicofisiche miglioreranno e la vita affettiva ne trarrà grande giovamento. Lo sviluppo di un incontro sbocciato da poco tempo fa ben sperare in qualcosa di magico. Le love story che nasceranno a fine mese, partiranno con il piede giusto. Eros favillante con Ariete e Pesci. Lavoro, mettetecela tutta, non mollate proprio adesso. Il capo potrebbe richiedervi un ulteriore sforzo in più e non potrete dire di no. Eliminate dall'agenda gli appuntamenti e gli impegni inutili e concentratevi solo su ciò che conta realmente. Guadagni inaspettati e importanti opportunità soprattutto per chi cerca lavoro, si avranno a fine mese. Forse qualcuno di voi dovrà puntare al risparmio per fronteggiare le spese improvvise. Non affannatevi e portate pazienza. Luglio sarà un'altalena di imprevisti, non sempre negativi perché potrebbero favorire l'inizio di nuovi progetti. Leone. Amore, l'oroscopo annuncia che luglio sarà un mese molto particolare per voi. Sbocceranno nuovi amori, ci saranno conferme e graditi ritorni dal passato. Venere armonica e Marte in ottima posizione vi rendono disponibilissimi alle nuove conoscenze. Raggianti, solari, frizzanti pronti a flirtare e da corteggiare in maniera spudorata. Le coppie vivranno attimi distesi ed appaganti. L'Eros è ai massimi livelli e Mercurio favorirà un incontro insolito che provocherà strane sensazioni. Qualcuno di voi è pronto finalmente a lasciarsi alle spalle un'amara delusione e da ricominciare da zero. Affinità strabiliante con un passionale Ariete ed un gemelli giocherellone. Lavoro, i giochi planetari favoriranno successi, promozioni, nuove attività. La mente è lucida, audace, combattiva, pronta a fronteggiare gli imprevisti con creatività e da sciogliere battibecchi e litigi con diplomazia. Luglio è il mese giusto per investire, per chiudere trattative importanti. Organizzate il lavoro nei minimi dettagli, programmate, pianificate, producete idee vincenti, brillanti. Usate l'estro e la furbizia negli affari. E questo è il mese giusto per ottenere un rinnovo contrattuale oppure una promozione. Annose questioni patrimoniali o legali troveranno finalmente risoluzione dal 20 in poi. Luglio non è il mese delle domande, bensì delle risposte e le previsioni astrologiche indicano che arriveranno. Vergine. Amore, la sfera sentimentale è l'ultimo dei vostri pensieri. Il mese di luglio si rivela costruttivo ed appagante per le coppie già collaudate, meno per i single che non avranno tempo per l'amore. Preferiranno di gran lunga l'avventura fugace e breve di una sera alla storia lunga e duratura. Nonostante ciò, le previsioni astrologiche sono davvero incoraggianti, gli amori che sbocceranno in questo mese saranno improvvisi, folgoranti, sconvolgeranno il vostro equilibrio e ciò creerà nel vostro animo uno stato di profondo turbamento. Qualcuno di voi avrà voglia di maggiori sicurezze e le troverà con un romantico capricorno, pronto a rassicurarvi con dolcezza. Lavoro, stimolati da Marte, riuscirete a concludere affari importanti. Questioni di una certa urgenza troveranno risoluzione nei primi giorni di luglio. Siate più concilianti con i colleghi e controllate la vostra innata tendenza a ipercriticare. Chi studia supererà con successo esami e test. Nel valutare nuove opportunità, restate il più possibile ancorati alla realtà. Dal 26 luglio in poi lavorerete con maggiore lucidità anche grazie al favore di Mercurio, che inizierà a guardarvi con occhi più benevoli. Potrebbero aumentare le responsabilità, il capo potrebbe affidarvi nuovi incarichi, non lasciatevi vincere dall'ansia, confidate nelle vostre doti migliori. Bilancia. Amore, i single si metteranno alla ricerca di qualcuno in grado di guidarle, di sostenerle. Ciò che cercate in una relazione è sicurezza. Nascerà una insolita attrazione verso un collega oppure una persona conosciuta da poco che porterà gioia e spensieratezza nelle vostre giornate. Il partner è il centro della vostra vita, tutto ruota intorno a lui. Vi appaga, vi rende felici, cosa volete di più? Se non lo avete già fatto, è questo il momento giusto per cercare casa, per pensare al grande passo.
Un divertente gemelli vi sta corteggiando già da un bel po', mentre un leone è pronto a travolgervi. Non sono da escludere colpi di fulmine. L'oroscopo annuncia che una conquista vi inebrierà e vi farà scoprire nuove modalità di intendere l'eros. Lavoro, fate bilanci, stabilite delle priorità. Offerte promettenti potrebbero arrivare all'improvviso e riguardare tanto lavori stagionali ma pur sempre con salari allettanti, quanto lavori più stabili. Marte vi sprona a superare le insicurezze e soprattutto, a non perdere la bussola. E questo è il mese ideale per cercare lavoro o cambiare mansione. La mente è attiva, veloce e lo sarà ancora di più dal 15 luglio in poi, quando sarete più abili e veloci nel calcolare i rischi, concludere trattative e avviare negoziati. Migliorano i rapporti con superiori e colleghi. Per affrontare egregiamente un colloquio, mettetecela tutta per superare la paura di non farcela o di non essere all'altezza dei compiti. Scorpione. Amore, attenti a non cadere in facili distrazioni, tentazioni di cui potreste pentirvene amaramente. La voglia di uscire dagli schemi, dalla routine di coppia è davvero forte. Qualcuno di voi è pronto a rimettere in discussione aspetti del vostro partner che proprio non vi convincono. State facendo tutto il possibile per evadere dalle responsabilità. Forse dovreste puntare al dialogo e non tuffarvi in avventure fugaci, in colpi di testa che potrebbero causarvi poi sensi di colpa. Le coppie di vecchia data, invece, potranno approfittare della buona posizione di Marte per mettersi in movimento, staccare la spina e concedersi un weekend rilassante. E i single? Innamoramenti travolgenti in vista con persone opposte. Lavoro, la pigrizia potrebbe giocare brutti scherzi, così come la voglia matta di partire e mollare tutto. Forse il vostro errore è di riporre fiducia in persone sbagliate, di dare tutto per scontato. Non è questo il giusto atteggiamento da tenere con i colleghi. Giornate favorevolissime per intraprendere nuove attività, affrontare esami, test, colloqui saranno quelle comprese entro le prime settimane di luglio, quando la vostra mente sarà abile, pronta a ricercare soluzioni tempestive e veloci. Poi le energie verranno un po' a calare a causa dell'opposizione di Marte e Mercurio. Cercate di concentrarvi il più possibile sulle mete da raggiungere. Non abbandonatevi alle spese folli, piuttosto puntate agli acquisti intelligenti. Sagittario. Amore, vivrete le emozioni in maniera intensa, appagante. Forse non siete ancora pronti per innamorarvi sul serio e quel che cercate adesso, è un'avventura erotica coinvolgente, inebriante, un po' scacciapensieri. Chi è in coppia dovrà approfittare delle situazioni di dialogo per chiarire vecchie ruggini e soprattutto, per ritrovare la complicità perduta. I legami difficili, quelli che vanno avanti a suon di incertezze o che proseguono per inerzia, arriveranno ad una svolta decisiva. Venere riaprirà questioni che davate ormai per chiuse. Il ritorno di un ex sconvolgerà le vostre attuali abitudini. Accettate gli inviti a cena improvvisi, non sottovalutate gli incontri casuali. Lavoro, l'oroscopo annuncia che è in atto una profonda trasformazione, una vera e propria rivoluzione all'interno della vostra vita lavorativa. Vi siete rafforzati tantissimo negli ultimi mesi e luglio promette contratti, spostamenti favorevoli, nuovi incarichi, promozioni. Fiuto per gli affari, arguzia e creatività saranno sempre dalla vostra parte e le amicizie che stringerete saranno davvero provvidenziali. E questo è il mese giusto anche per sbloccare situazioni burocratiche o legali che vi portate dietro da troppo tempo ormai. La mente è in continuo fermento. Partorite idee geniali. Gestite le divergenze usando la diplomazia. Capricorno. Amore, litigi e discussioni saranno causati soprattutto da punti di vista divergenti. Ciò fino ai primissimi giorni del mese, quando Eros vi sosterrà e vi renderà meno polemici e più concilianti con il partner. Marte favorevole rende più audaci e intraprendenti i cuori solitari impegnati nell'affannosa ricerca dell'anima gemella. Prendete l'iniziativa, superate la paura di non essere accettati per quel che siete. Siate meno rigidi e impostati. Urano spiana le strade a innamoramenti travolgenti e colpi di fulmine. Luglio è un mese un po' caotico, a tratti caratterizzato dalla imprevedibilità e voi, abituati a tenere sempre tutto sotto controllo, potreste sentirvi spiazzati.
Lavoro. Chi sta cercando lavoro o desidera cambiare mansione, deve compiere un'approfondita analisi e capire dove concentrare le proprie ricerche. Prendetevi del tempo per riflettere, non siate precipitosi. L'oroscopo rivela che qualcuno di voi potrebbe valutare positivamente uno spostamento. Riavviate i progetti lasciati in sospeso. Luglio è un mese molto complesso, ma per molti, si rivelerà proficuo per chiudere un vecchio percorso ed iniziarne uno nuovo. Gli incroci planetari, soprattutto nella seconda settimana del mese, lasciano intravedere timidi guadagni extra. Affrontate i diverbi con i colleghi con tatto e con lucidità. Acquario. Amore, i transiti planetari di luglio, come si legge dall'oroscopo, favoriranno serate magiche all'insegna dell'eros e delle emozioni. Le coppie datate battibeccheranno per questioni esterne, quelle giovani a causa di gelosie provocate dall'insicurezza. Mostratevi per quel che siete in una nuova conoscenza. Cercate di superare la timidezza del momento. Giove è con voi e vi sprona ad accettare gli inviti. Luglio vi rende a tratti confusi, a tratti gioiosi e spensierati. Con Sagittario e Ariete vivrete atmosfere soffuse e una passione libera e indipendente, come piace a voi. Venere suscita attrazioni verso persone appartenenti al passato, più che favorire i nuovi incontri, suggerisce di riconsiderare un ex sotto una luce diversa. Lavoro, Mercurio in posizione poco favorevole contrasta il dialogo costruttivo, vi rende impazienti, poco inclini ad aspettare. Nelle questioni legali e burocratiche, non siate frettolosi. Portate pazienza. Avete superato prove davvero difficili e il cielo di luglio, nonostante qualche piccola nube, è comunque luminoso, positivo. La forma psicofisica è davvero smagliante e la vostra mente è attiva. Per questo, non demoralizzatevi se qualcosa non va come previsto. Non indietreggiate per la paura di sbagliare. Chi è alle prese con un esame o ha da poco iniziato un nuovo percorso formativo, non deve lasciarsi scoraggiare dalle troppe incombenze. Pesci. Amore, le storie d'amore che nasceranno nel mese di luglio saranno passionali, travolgenti. I single riusciranno a conquistare, ad intrigare. Con il partner vi aspettano giornate uniche, all'insegna della dolcezza e della passione. Giove sosterrà i progetti delle giovani coppie. L'oroscopo annuncia che Venere birichina risveglierà l'attrazione per una ex fiamma. Brillanti e socievoli, dovrete approfittare delle feste, delle occasioni mondane, degli happy hour per incrociare sguardi ammiccanti e conquistare l'attenzione di persone nuove. Fino al 20 luglio, Eros garantirà flirt intensi, appaganti. Affinità appassionata, serena, rilassante con Cancro e Leone. Lavoro, affrontate le spinose questioni che potrebbero nascere sul lavoro con logica, ragionevolezza e un pizzico di prudenza. Non lasciatevi vincere e travolgere dagli eventi. Siate più comunicativi con i vostri pari. Progetti avviati ad inizio anno, vedranno ora, come rivela l'oroscopo, i primi buoni risultati. Incassi e guadagni extra vi consentiranno di concedervi qualche piccolo lusso o di saldare un debito. Marte vi sprona ad essere chiari e concreti, mentre Urano è pronto a regalarvi sorprese inaspettate, come ad esempio promozioni o cambio mansioni. Luglio è un mese tranquillo, equilibrato, ottimo per amplificare contatti e iniziare trattative. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.